Come ti senti? Ti vedo nervosa, relax. Insomma. Relax, siete. Vorrei che tu adesso ci racconti a noi, siamo io, te e qualche migliaia, milione di fans, quello che mi hai detto. Tu sai, mi hai scritto, mi hai mandato una mail, delle foto, io ho annunciato ai ragazzi che ci provavo. Siccome ricevo tante mail, tante proposte, tante foto non reali, mi sono detto... Finalmente è arrivata quella reale. Io voglio sapere, qui sono tutti curiosi, perché una ragazza di Bari, pugliese, che lavora, che ha una sua attività, decide di fare questa cosa qui? Cioè di passare nel mondo del porno, che è un mondo dove io dico sempre, ragazzi, guardate che quando venite qua c'è molto da divertirsi, ma poi c'è da sopportare quella pressione della gente che ti dice che figa, che bella, che buona, però che troia. Come lo vivrai? Ti piace questa cosa qui o... Sì, già è pronta, guarda, già si sta, già si mette... Mi sì, piace. Mi piace. Quindi ti piace sentirti troia? Sì, mi piace. Bello, già ci piace. Quando ci piace sta ragazza, ma quando ci piace? Poi dimmi cosa ti aspetti, dai, cosa ti aspetti da me? Cosa ti aspetti? Un passaggio dalla normalità a quello che ho sempre desiderato. Cosa hai desiderato sempre? Nel senso di poter esprimere il mio lato erotico finalmente. Perché hai scelto il set per esprimerlo? Perché vorrei che tante ragazze ne prendessero esempio, facessero la stessa cosa, perché penso che alla fine tutti nascondiamo un po' questo lato birichino, diciamo. E io sono una ragazza normalissima che però ce l'ha questo lato. Ve lo mostro e vi invito a mostrarlo. Ci piace sempre di più. Cos'altro? Dimmi cos'altro ci vuoi mostrare. Ragazzi, a livello di fisico io ce l'ho qui sulle gambe, è bella tosta, è simpatica, è verace, è vera, così è reale, mi piace tanto. Ma perché non ci sono tante altre italiane come te che vengono, che decidono di fare questo passo? Perché secondo te? Perché in Italia resterà un tabù. Penso che per un bel po' resterà così. Ma noi lo dobbiamo sfatare, però. Sì, sì. Che tipo di sessualità hai tu? Io ho una sessualità molto aperta, molto libera. Ma cosa ti piace? Sessualmente cosa ti aspetti? Fammi capire, perché a me piace lavorare con la donna, con la testa della donna. Mi devi dare degli input, io poi ti sorprendo. Mi sorprendo. Ce la farò a sorprenderti? Speriamo. Speriamo. Cioè, tu mi stai mettendo alla prova, eh? Okay. Cioè, a cosa sei abituata? Io sono abituata a vivere la mia sessualità liberamente. Cosa ti piace sessualmente? Parliamo di tecnica reale. Di tecnica reale. Parlando di film porno, sì, io ti devo mettere insieme due uomini, 3, 4, 10, gang bang, donne, dominazione, sottomissione, sei tu che domini, sei tu che ami essere dominata, o tutto ciò un calderone e decido io che farti mangiare più tardi? No, diciamo che bianchi, le neri, donne non bianchi, le neri. No, non voglio parlare bianchi, neri, questo no. Va bene tutto? No, non mi va di premesso. Ma va bene tutto, no? Va bene tutto, minestrone. Sì. Va bene tutto, sì. A noi ci piace il minestrone. Ok, allora va col minestrone. Ok. Ok. Già tira fuori la lingua, ragazzi. Appena ho detto bianchi, neri, minestrone, ha fatto così. E quindi, niente, ci provo. Che faccio? La mia sessualità qui avrà modo di vivere. Possiamo dire di dove sei? Io sono di Gioia del Colle, in provincia di Bari. Vuoi mettere anche l'indirizzo? Perché guarda che arriverà, Gioia del Colle sarà la meta più ricercata quest'estate o quest'inverno, per Capodanno, Halloween party, cosa organizziamo? No, te lo dico perché. Perché la nostra amica, non voglio fare il nome, pornostar prima di te, insomma, a un certo punto è andata in America e ha detto non vivo più in Italia. A te ti farà piacere che poi avrai tanti fan. Sai, gli italiani sono molto caldi, eh? Sì. Quando ti vedono vorranno tutti condividere con te quello che stiamo dicendo adesso. Sì, a me fa piacere questo. Ragazzi, numero uno. Io però glielo devo dire perché mi sento, tu sai che io devo dire, sono abituato a dire sempre le cose come stanno, è importante per me che tu sia decisa, convinta di voler fare questo passo. Non sarei nemmeno venuta. No, con me chi viene qua viene sempre. Appunto. Poi tu vieni e poi se vuoi vai via, magari senza camera, però
Quello che voglio dire è che è importante, sei ancora in tempo di decidere. Rocco, sai cos'è? Mi sa che diventerà un caos. No, siamo appena all'inizio. No. I love this girl. Mamma mia, viva la Puglia, ragazzi. Oh, ma non ci sono... Ma tua cugina, tua sorella, no, non le puoi portare qualche parentela un po' come la tua? Siamo al sud, caspita. Come siamo al sud? Guarda, maledetto. Guarda che le donne del sud fanno i fatti. Lo so. Ragazzi, non resta altro che aspettare. Siamo pronti. Però vi terrò aggiornati. Continuate a stay tuned, come dicono da quelle parti. In bocca al lupo a me. Ecco, in bocca al... No, si dice in culo alla balena. In questo caso, in culo a malena. In culo alla balena, in culo a malena. Ci sta, ragazzi, eh? In culo a malena? Va bene. A proposito, ci sarà qualche fans che lo vorrà sapere. Cosa? Come va col culetto? È una parte tua che ti piace molto... Dove ti piace molto, insomma... Lo diamo. Lo date? Sai cosa va di moda oggi? Cosa? La doppia anale. Ah, ok. Tu come sei? Sei propensa? Propensa ad sperimentare. Ragazzi, questo è proprio... Eccola qua. Ecco, vestito bianco, adesso le due opzioni. O me la porto di là o la butto in piscina. Vedo come la porto di là.